Ciao bimbi belli, benvenuti in questa puntata di questa serie che non so come si chiama, nella quale parleremo in generale di giochi. Oggi parleremo di D&D. Sigla. Non è vero, no, non c'era una sigla. Allora, che cos'è D&D? D&D è un gioco da tavolo. Oggi parleremo in particolare dell'edizione 3.5 o di Pathfinder, perché sono le edizioni che conosco meglio, non peraltro. Forse avrete sentito parlare molti youtuber, non so, di questi giochi di ruolo, anche i Big Ben Theory ci giocano spesso. Ad esempio Marcus Cron, Shai, Sabaku, qui 108 dicono di aver giocato o di giocare tuttora ai giochi di ruolo. Un gioco di ruolo da tavolo è una cosa che si può fare tra amici oppure tra perfetti sconosciuti, se volete, nella quale una persona, che in D&D si chiama Dungeon Master, mentre ad esempio in Pathfinder si chiama Game Master e poi prende altri nomi, racconta una storia. I giocatori possono andare da uno a tantissimi, interpreta un personaggio che ha la sua personalità, le sue capacità, la sua storia e fa le azioni che gli pare, in pratica. I giocatori devono aiutare il master a raccontare questa storia, affrontando i mostri, risolvendo enigmi, investigando, interagendo con altri personaggi. In che cosa è diverso da un comune videogioco? Allora, per prima cosa, D&D non consuma corrente elettrica. La versione su PC non è migliore, ed è vero, consuma molta birra. Si fa in compagnia di gente reale e il vostro personaggio può fare quello che gli pare, può dire quello che gli pare, fare un'azione che vuole. Si gioca utilizzando un set di dadi e si usano più o meno tutti, ma dipende dal tipo di gioco che state giocando. Ogni gioco ha il suo sistema di regole, infatti. Entrando nello specifico della 3.5, il sistema si chiama D20 System. In sostanza ogni personaggio, in base al livello a cui è, i modificatori, a quello che decide il master, alle sue statistiche, alla sua classe, alla sua razza, al suo equip, ha un modificatore. Si lancia il D20, si sommano i vari modificatori e si confronta il risultato con quello che vi dice il master, che può essere la classe armatura, cioè la capacità che ha un mostro o un personaggio di evitare un attacco, oppure una classe di difficoltà, ad esempio. Io sono un ladro, voglio scalare un muretto, questo muretto è facilmente scalabile, avrà classe di difficoltà 15. Io sono un ladro, lo scalo senza problemi, senza nemmeno dover tirare, perché saprò fare qualcosa, no? Invece, sono un paladino in full level che non riesce neanche a muoversi e devo scalare un muretto, devo tirare, perché potrei non riuscire a farlo. Ok, questa è la base del gioco. Una cosa importantissima è che il master ha completa libertà sulle regole. E lui, infatti, l'arbitro e il custode del gioco, può modificare quello che gli pare. Ma solo se lo fa con l'intenzione di far divertire i giocatori, in teoria. Poi vabbè, ci sono brutte storie in giro. In D&D infatti non si vince e non si perde, lo scopo è raccontare una storia che può concludersi ad esempio con la morte dei giocatori, se questo ha senso all'interno della storia. La cosa bella dei giochi di ruolo da tavolo è che in generale puoi affrontare ogni tipo di avventura, cioè vuoi fare un dungeon e saccheggiarlo? Fallo. Vuoi affrontare un'avventura investigativa? Puoi farlo. Vuoi affrontare un'avventura in cui usi la diplomazia per evitare ogni scontro? Lo puoi fare. Ovviamente ci sono titoli più adatti di D&D per gli approcci specifici, però in generale puoi adattare ogni gioco che ti pare. La parte più difficile è di certo trovarsi con le persone per giocare. In alcune fumetterie puoi andare alcuni giorni in settimana e giocare con gente che sostanzialmente non conosci ma conoscerai. Mentre se devi trovarti con gli amici c'è sempre quella roba che uno deve a calcetto e quell'altro deve guardare la Champions e poi quello non c'ha casa libera, quindi non si può fare. Insomma, per fortuna grazie ai moderni aiuti della tecnologia si può giocare sfruttando servizi come Skype e il sito che si chiama Roll20, ad esempio, che mette a disposizione un tavolo virtuale su quale lanciare dadi. Certo, non è la stessa cosa, però. Per giocare servono un manuale base. Quello della 3.5 non è più in commercio. Infatti ora è uscito Dungeons & Dragons 5, che però è solo in inglese, purtroppo. Oppure potete giocare a Pathfinder, che è un'evoluzione della 3.5 e i manuali sono ancora in vendita. Poi serve un master, che può scegliere se creare un'avventura tutta sua oppure farne giocare una di quelle ufficiali. Se è un master alle prime armi consiglio questa cosa. Per ora noi ci fermiamo qui, ci vediamo prossimamente in un video sulla storia delle cose. Ciao ciao!